partiti in vantaggio. Si porta Bridge Vasavi nei confronti di Attinte Forti. In terza posizione si sistema Black Raja con all'esterno Airmail. Gruppetto ben riunito dopo i primi 400 metri di corsa, con Bridge Vasavi che conduce davanti ad Airmail, a Tinte Forti e Black Raja. Ritmo di comodo, non c'è molta andatura da parte di Bridge Vasavi, che figura in vantaggio, ma i quattro concorrenti sono vicinissimi all'imbocco della curva, lungo la quale si mantiene sempre in vantaggio Bridge Vasavi su Airmail, a Tinte Forti e Black Raja. In due lunghezze i quattro cavalli ben riuniti lungo la curva, con Bridge Vasavi che inizia ad aumentare gradatamente il ritmo della corsa sotto la pressione esterna di Airmail, che passa appena in retta. Airmail rompe gli indugi e passa in vantaggio nei confronti di Bridge Vasavi, mentre alle spalle della leader si propone Black Raja, più indietro a Tinte Forti. Airmail sta allungando, Black Raja tenta di mantenerne il passo e ora si propone al suo attacco, più indietro Bridge Vasavi e a Tinte Forti. Siamo a 300 dal palo, Airmail allo steccato, subisce l'attacco esterno di Black Raja. Lungo la corda Airmail si mantiene comunque saldamente in vantaggio e nel tratto conclusivo Airmail mantiene e conclude nettamente davanti a Black Raja, quindi a Tinte Forti e Bridge Vasavi. Rivediamo ora le immagini. Il numero 2 dello schieramento, Manuel Porcu in sella, scuderia Kimax Paola Maria Gaetano, il trainer che si impone in questa sesta corsa di chiusura all'ippodromo di Agnano, quindi 2 al primo posto, 3 al secondo, 2-3 è l'arrivo ufficioso della sesta di Napoli.